Siamo alla Montalcini di Afragola, con noi la dirigente scolastica, la professoressa Carmela Marchese. Siamo qui per lanciare questa iniziativa conclusiva di Scuola Viva che si terrà mercoledì 27 settembre alle 16 qui nell'auditorium della scuola. Scuola Viva è un progetto che è partito a dicembre, sei moduli che avete portato avanti nel pomeriggio per supportare l'attività che già fate di mattina. Preside, com'è andata questo percorso? Beh, sono veramente lusingata e contentissima di come è andata. Sin dalla progettualità siamo stati vincenti, lo so, non si dovrebbe dire, ma ne sono veramente orgogliosa perché noi siamo risultati ottavi su 500 scuole di tutta la regione Campania, con una progettualità ideata esclusivamente da noi, senza apporti e supporti di agenzie varie. Quindi, Ricordiamo che questa attività è finanziata dalla Regione dalla Regione Campania con il Campania, Fondo infatti Sociale lo Europeo, sì. che insomma, ha visto 500 scuole partecipare a queste attività pomeridiane. E quindi dicevo che il risultato già nella fase progettuale, nella fase ideativa, già è stato un grande successo. E poi il trasformare, no, mettere in atto l'idea in azioni è stato complesso, ma di grande risultato, di feedback veramente positivi perché i ragazzi sono tornati a scuola, non vedevano l'ora di fare le lezioni veramente innovative ed interessanti come la robotica, i ragazzi hanno costruito dei robot, hanno Parliamo di questi fatto sei moduli che avete messo in campo, uno di robotica. sì, di robotica che ha avuto un successo incredibile perché poi i ragazzi hanno fatto anche la matematica applicata alla robotica, quindi hanno costruito dei veri e propri robot ed è bellissimo vedere di pomeriggio la scuola popolata da tutti questi ragazzi e da queste attività e iniziative e dire è già finita, preside, vorrei restare ancora, posso restare? Quindi questo è un po' come sedurre i ragazzi dal punto di vista culturale ed attrarli a scuola. D'altra parte questo è l'intento proprio del progetto della Regione Campania, Scuola Viva, quello di avere non soltanto la scuola aperta di pomeriggio, ma nel contempo includere e quindi una scuola aperta ma aperta a tutti, quindi anche a ragazzi che faticano nel linguaggio un po' più tradizionale, Oltre nello alla stare al robotica, passo. che cosa Abbiamo avete creato messo in degli orti, campo? quindi abbiamo fatto l'ambiente, abbiamo creato degli orti, le pareti verticali, quelle Sì, che abbiamo già visto, no? Ci sono delle piante esposte sì, con dei contenitori, una vostra idea verticali, interna sì, ma questo che abbellisce anche la già 10 anni scuola. fa l'abbiamo fatto nella nostra scuola, l'abbiamo ripetuto perché abbiamo visto che c'è stato veramente un risultato, un riscontro positivo. Poi abbiamo fatto lo sport che si è diviso sia in attività che sono andate a consolidare i processi formativi del mattino, ma nel contempo abbiamo anche aperto di nuovo le porte all'acquario, perché voi sapete che nella nostra scuola abbiamo un laboratorio marino con l'acquario ed anche questo tipo di discorso è stato riacceso con un grande interesse da parte dei Quindi avete ragazzi. calato un po' i moduli di Scuola Viva su attività che già facevate Sì, abbiamo normalmente. ricalcato sicuramente una Avete nostra rafforzato offerta quell'impegno? formativa, ma c'è stata una grande apertura all'innovazione. La robotica sicuramente è stata, noi già l'avevamo sperimentato l'anno scorso nella nostra offerta formativa, visto il successo l'abbiamo ampliato con Teatro, che avete fatto più? sì, abbiamo fatto Quadranima, che è la riproduzione di un tableau vivant. In realtà i ragazzi che escono si mettono in posa riproducendo le stesse immagini di un quadro, in questo caso che si riferisce all'impressionismo, e lo riproducono e poi escono dal quadro mettendo in atto azioni e dialoghi, quindi teatro che hanno creato e inventato loro del Tra l'altro in questa testo. scuola ricordiamo, no, che siete ormai alla quinta edizione della vostra mostra di arte contemporanea che ha Contemporanea, avuto un successo in tutta la regione Campania. non solo, anche fuori, perché abbiamo avuto anche autori e pittori che sono venuti anche fuori dalla Campania. Del resto questa scuola in questi anni
anni da quando è diretta da lei, ha dimostrato di essere un'eccellenza del territorio. Io la ringrazio, certo ci sono degli sforzi notevoli, abbiamo dovuto capovolgere il tavolo, ci siamo riusciti, questo non si può negare. Abbiamo molta attenzione ai cambiamenti, devo dire che ho delle persone intorno a me spettacolari perché sono sempre pronti al cambiamento al mio fianco. Io in questo sono molto esigente perché credo che parare in basso c'è da raccogliere poco, bisogna sempre mirare in alto. Infatti la mission nostra quest'anno è il sogno e il coraggio, perché noi abbiamo fatto la virata, l'anno scorso era la freccia, il sorpasso non per carità rispetto ad altre No, non è realtà competizione, sì, scolastiche, ho no, capito. ma rispetto proprio Ai ad un vostri obiettivi. modus vivendi, a un modus operandi, quindi proprio anche un modo di pensare, di concepire la vita, una svolta, e adesso il coraggio di perseguire i nostri sogni. E quindi con un'apertura straordinaria, in questo devo dire che abbiamo accanto la forza dei genitori veramente molto viva. Abbiamo anche uno staff e degli insegnanti che la supportano Sì, molto l'ho detto con. poc'anzi, dove andrei se non ci fosse lo staff così forte al mio fianco, molto motivato. Va bene, grazie.